Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Mister Nesta al microfono di Umbria Radio. Mister, una partita stregata, una partita dove il Perugia non è stato brillantissimo soprattutto nel primo tempo, ma ha giocato una partita praticamente alla pari con il Benevento. Sì, sì, per me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro le loro, e sono stati magari più cinici in quelle situazioni. Poi c'è stata anche l'espulsione, per me un po' troppo, il rosso un po' esagerato, e comunque ha influito sul risultato. Comunque la squadra nel secondo tempo soprattutto aveva preso in mano la partita facendo girare il pallone, ha avuto anche una grande occasione Kisley, poi Melchiorri per portare dalla parte del Perugia il risultato. Manca un po' di cinismo lì quando conta. Magari sì, magari arriverà il momento che ogni palla la butteremo dentro. È così, dobbiamo crescere su quel posto di personalità, questo aspetto, che non sappiamo questa cattiveria di chiudere le partite o di essere decisivi come fanno gli altri negli episodi. Però ragazzi, dico bravi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare oggi contro una squadra ferita però forte, siamo venuti a Benevento, abbiamo fatto la nostra partita e poteva finire con qualsiasi risultato. Questi 2-1 in trasferta, magari quando si gioca bene però alla fine si perde, possono diventare anche un fattore psicologico preoccupante? Ma non lo so, sta che abbiamo fatto fotocopie di partite con risultati uguali, così vedremo, speriamo di poter mettere a posto questo aspetto, ma io credo che vedremo se possiamo crescere personalità oppure magari non ce l'abbiamo, vediamo, bisogna valutare e andare avanti. Però io dico che la squadra prima o poi vincerà anche questo di partite. Questo salto di qualità a questo punto del campionato, per capire, no, a cosa può ambire il Perugia, è stato fallito oppure parzialmente superato? No, io, se guardiamo primo mese, oggi magari tanti non si aspettavano di vedere un Perugia così. Noi siamo cresciuti, stiamo crescendo e dobbiamo comunque fare, portare a casa qualche punto in più. Lasciamo a casa troppi punti, anche con 2-3 punti in più magari stavi un pochino più su, e non lo so, vedremo. Ultima battuta, un arbitro esordiente per una partita così, secondo te, mister, esagerato? No, per me ha fatto una buona partita, vorrei rivedere l'episodio, era un po' lontano, però per me quando prendi una decisione del genere di essere sicuro, spero di sbagliarmi, però perché poi incidi molto sulla partita. Grazie mister. Raffaele Bianco a microfono di Umbria Radio. L'ennesimo 2-1, l'ennesima partita stregata dove il Perugia meritava sicuramente di più. Hai detto tutto, però è andata così, ci deve essere, secondo me, come ha detto il mister, dobbiamo rosicare dentro perché abbiamo perso una partita che abbiamo giocato da grande squadra nello stadio di una grande squadra, però ci deve rosicare dentro perché comunque usciamo da qua con 0 punti, però penso che abbiamo dimostrato oggi ancora una volta che cosa vuole fare questo Perugia, andare in tutti gli stadi, imporre il proprio gioco con personalità. Poi le partite tante volte vengono indirizzate dagli episodi. Niente, abbiamo preso gol al 90esimo, ci sta, perché loro hanno grossi giocatori che ti possono far male in qualsiasi momento, a sto giro è toccato a noi. Quindi niente, torniamo a casa con la mare in bocca, però ci teniamo stretta, secondo me una grossa prestazione. Parlato di episodi, ce n'è uno che probabilmente ha cambiato l'andamento della partita, perché il Perugia all'inizio secondo tempo aveva preso le redini del gioco, facevate girare il pallone, verticalizzazioni, anche una grande occasione con il taglio di Kingsley, ma questa espulsione? Secondo me il Perugia ha preso le redini del gioco dall'inizio della partita, non dall'inizio del secondo tempo. E detto questo, l'espulsione l'arbitro l'ha valutata così, possiamo far niente, l'unica cosa è che ci dovrebbe essere magari maggior dialogo, visto che i vertici professano maggior dialogo, cosa che in campo non avviene. Però questo era un arbitro giovane, inesperto forse alle prime partite, quindi ci può stare che sia stato condizionato dalla veemenza della scivolata. Per me c'era da giallo, però ovviamente io la vedo dal mio punto di vista, l'arbitro ha dato rosso, quindi poco da dire. Chiaramente sì, un arbitro esordiente magari per una partita così non andava designato. Torniamo però agli episodi, cosa manca a questo Perugia per evitare questi 2-1 in trasferta che cominciano a diventare un fattore importante?
cosa manca? Innanzitutto abbiamo perso 2-1 a Verona, abbiamo perso 2-1 a Benevento, ma abbiamo perso 2-1 con tutto rispetto a Gozzano, ad Albissola. Cosa manca? Secondo me manca poco, nel senso che anche oggi sul piano della prestazione, della personalità, del proporre gioco, oggi cioè, si è vista, c'era una squadra che giocava a pallone, che cercava di proporre da dietro, quella era il Perugia. Secondo me, da come l'ho visto io, poi non lo so, gli esperti di calcio siete voi e giudicate voi quello che avete visto, quindi ci manca il fatto di magari ammazzare l'avversario quando lo mettiamo alle corde, essere più cinici, perché comunque anche oggi qualcosa di grande abbiamo creato sull'1-1 e non l'abbiamo sfruttato, quindi poi il gol lo puoi beccare perché non è che siamo dei fenomeni, quindi niente, questo è lo scattino secondo me dobbiamo fare, però la strada della prestazione deve, secondo me è questa qua. Gli applausi dei tifosi? Gli applausi dei tifosi ci fanno capire che loro stanno apprezzando quello che stiamo facendo, lo sappiamo che quanto diventa decisivo il loro apporto per noi, per continuare a proporre quello che stiamo proponendo, quindi c'è da ringraziarli perché erano tanti oggi, la trasferta era lunga, quindi speriamo di dargli tanta soddisfazione. Grazie Raffaele Bianco.